Il testimone è passato da Greta Thunberg, la sedicenne svedese che ogni venerdì manifesta davanti al Parlamento del suo paese a difesa dell'ambiente, agli alunni di tutto il mondo. Anche gli studenti della Sardegna hanno raccolto la missione della ragazza svedese, ora candidata al premio Nobel per la pace. Manifestazioni in tanti centri dell'isola nella giornata mondiale dello sciopero della scuola contro i cambiamenti climatici e per sollecitare i governi alla salvaguardia dell'ecosistema del pianeta. Nell'istituto comprensivo di Villamar, cortei a Luna Matrona, Villamar, Furtei, Ussaramanna e Villanova Forru. A Luna Matrona. Pronti! Come vi siete preparati a questa giornata? Abbiamo fatto i cartelloni, ci siamo anche informati con un documentario. Che tipo di ambiente volete per il vostro futuro? Un ambiente più pulito, dove non ci sia inquinamento. Molta gente dice che nel 2050 ci sarà più plastica che pesci nel mare. Io invece vorrei che fosse il contrario. I ragazzi fin da piccoli devono capire quali sono i problemi reali che li riguardano del nostro pianeta, perché loro sono gli uomini e le donne del domani. Anche gli alunni di Villamar in marcia per l'ambiente. Noi ci crediamo. E riteniamo che la protesta debba venire proprio da loro. Ieri abbiamo deciso di ripulire la scuola. Crediamo nella forza dei giovani e siamo convinti che la loro forza ci porterà a un futuro migliore. Oggi vi sentite un po' tutti e tutte Greta, giusto? Sì, abbiamo lavorato tanto su questi argomenti perché ci dispiace molto che il nostro futuro venga rovinato